Corecom al via la seconda edizione del bando La Toscana che fa bene, Scaramelli, un'iniziativa di valenza sociale per divulgare i valori della nostra regione. A Certaldo il Festival della Sostenibilità e delle Abilità, presentato a Palazzo del Pegaso, domani è ora prima edizione della manifestazione in programma dal 6 all'8 ottobre. A Forcoli, fine settimana all'insegna del tartufo, la 37esima edizione della mostra Mercato è stata presentata a Palazzo del Pegaso dal presidente dell'Assemblea Legislativa Antonio Mazzeo e dal consigliere regionale Andrea Pieroni. Domenica 8 ottobre, 30esima edizione della Casentino Bike, 3 i percorsi, il marathon da 64 km, la Gran Fondo da 54 e la non competitiva da 25. Dare il giusto riconoscimento a quanti nella regione si impegnano e lavorano per veicolare messaggi di pubblica utilità con particolare efficacia e originalità. È questo l'obiettivo del bando La Toscana che fa bene, promosso dal Corecom in collaborazione con il Centro di Servizi Volontariato Toscano, che giunge quest'anno alla seconda edizione e che premia la migliore campagna di comunicazione sociale realizzata e lanciata nel 2022-2023. Si tratta di un premio importante che il Consiglio regionale promuove perché c'è da parte nostra massima attenzione alla comunicazione sociale, ha detto il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli. Sì, un premio importante che il Consiglio regionale promuove perché c'è un livello di massima attenzione e promozione in quella che è la comunicazione sociale. Quindi una collaborazione che ovviamente si struttura con Corecom e Cesvot per cercare di veicolare la pubblicità di un bando che consentirà la premiazione di quella che verrà considerata la migliore comunicazione a livello sociale della nostra regione, quindi un atto importante che ha una valenza di carattere ovviamente istituzionale ma soprattutto sociale e divulgativa di valori che sono fondativi dell'essenza della regione toscana. Al bando possono partecipare soggetti giuridici, pubblici e privati con sede legale in Toscana che abbiano prodotto campagne di comunicazione sociale nel corso del 2022 e 2023. Sarà possibile presentare la domanda entro il 31 ottobre prossimo. Il premio per il vincitore è di 5.000 euro. Il presidente del Corecom Toscano, Marco Meacci, ha sottolineato come l'iniziativa ha lo scopo di far emergere e incentivare le buone pratiche di natura sociale e pubblica utilità. Sentiamo. La Toscana che fa bene è la seconda edizione di questa iniziativa che il Corecom ha promosso, è aperta a tutti i soggetti associativi, istituzionali e anche soggetti privati della Toscana, è centrata proprio per far emergere le belle campagne di natura sociale che avvengono all'interno della Toscana. Già c'è stata una prima edizione dove ha vinto l'Unione Italiana Ciechi di Prato, il premio è di 5.000 euro e il bando è aperto fino al 31 ottobre a tutta la Toscana, appunto, che fa bene, che in qualche modo si mette in gioco con passione, con cuore, con entusiasmo dentro campagne di natura sociale, perché uno dei nostri scopi è anche quello di far emergere e incentivare le buone pratiche di comunicazione sociale, di pubblica utilità, in modo da spingere ulteriormente anche per i prossimi anni in questa direzione. L'iniziativa è in collaborazione con il CESVOT che ci aiuta anche a promuovere, a divulgare in tutte le realtà sociali della Toscana questa importante iniziativa. Noi lavoriamo sulla comunicazione sociale da tanti anni, ha affermato il presidente del CESVOT, Luigi Paccosi. Sì, noi sulla comunicazione sociale lavoriamo da tanto tempo, abbiamo un archivio di più di 3.500 campagne di 68 paesi del mondo, quindi è a disposizione dei nostri enti e di chi vuole per poter attingere anche idee. E certamente questa collaborazione con Corecom per poter fare questo bando e questa iniziativa per premiare una nuova campagna di comunicazione sociale ci interessa e quindi abbiamo aderito molto volentieri. Ma più che altro la comunicazione sociale serve al volontariato per lanciare delle campagne che non sono di marketing, perché noi non facciamo marketing, ma facciamo però marketing sociale nel senso di indurre quei comportamenti virtuosi nelle persone che possano
Da una parte è dare valore alle persone, perché anche riprendere in mano appunto la questione che il valore infinito della persona e dell'ambiente in cui siamo, quindi diciamo le tematiche normalmente sono queste e sono quelle che ci interessano e interessano al nostro mondo, al mondo del volontariato che è sempre attivo su questi temi. Sarà la splendida cornice di Certaldo a ospitare Domani è Ora, il Festival della Sostenibilità e delle Abilità, nei giorni 6, 7 e 8 ottobre. L'evento, alla sua prima edizione, nei tre giorni della manifestazione affronterà non solo i temi legati al cambiamento climatico, ma anche quelli legati alla tutela dell'ambiente, alla conservazione degli ecosistemi, alla riduzione delle disuguaglianze e a tutte le tematiche fondamentali enucleate nei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Sono felice di presentare qui questa iniziativa che farà diventare Certaldo capitale toscana della sostenibilità per tre giorni, ha detto il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Domani è ora non è solo un luogo di confronto, un luogo di discussione, ma è un'esperienza culturale. E nel prossimo weekend, il 6, il 7 e l'8 di ottobre, Certaldo diventerà la capitale toscana della sostenibilità. Ci confronteremo sui temi del presente, perché se vogliamo lasciare ai nostri figli, alle nostre figlie un futuro migliore, dobbiamo scriverlo oggi. Esattamente in questa direzione va il nostro progetto Toscana 2050, perché o la politica ha l'ambizione di porsi le domande del futuro e dare le risposte oggi, non avendo la sfera di cristallo e sapendo cosa succederà, ma capendo qual è la strada da perseguire, oppure non svolge il compito, il ruolo per cui è stata chiamata. E ancora di più questo l'Assemblea legislativa. E per questo motivo ho colto l'invito del sindaco Cucini, ho voluto che la conferenza stampa di un'iniziativa così importante avesse luogo qui in Consiglio regionale. Un appuntamento nuovo e di ampio respiro, ha commentato il consigliere Enrico Sostegni, che sono sicuro avrà successo. Sì, assolutamente. Poi un'iniziativa come questa, che è una prima edizione, ma molto interessante, cioè un festival che coinvolge le scuole, coinvolge tutta la comunità su due temi fondamentali, quelle del futuro declinato in tema di sostenibilità e in tema di costruzione di comunità inclusive che accolgono, che sanno costruire insieme il proprio futuro. Ecco, penso che questa iniziativa, presentiamo spesso iniziative culturali abbastanza legate a questioni contingenti e circoscritte, riesca a affrontare in maniera complessiva una grandissima tema, che è quello di come affrontare il futuro e del fatto che il futuro si costruisce oggi. Quindi una prima edizione, ma che sarà sicuramente un'edizione che permetterà a questa occasione di ripetersi anche nei prossimi anni. Il festival, ha spiegato il sindaco di Certaldo, Giacomo Cucini, è una iniziativa su cui abbiamo scommesso molto. Sentiamo le sue parole. Sì, la prima edizione di Domani è Ora, speriamo sia la prima di tante altre edizioni. Io sono molto orgoglioso di presentare questo nuovo contenitore culturale. È un nuovo contenitore culturale che parla del domani pensando che debba essere ora, nel senso che parla di sostenibilità e di abilità, quando per sostenibilità è intesa come sostenibilità ambientale, ma come sostenibilità sociale, perché bisogna tentare di mettere prima il nostro ambiente, il nostro contesto dove si vive, e prima le persone, prima delle loro disabilità e delle loro condizioni. E quindi in questo contesto cerchiamo di sensibilizzare, abbiamo creato un contenitore che include tutta la comunità, tante associazioni del territorio, le nostre scuole, le generazioni più giovani, con tanti laboratori, tanti incontri, tante attività, tanti spettacoli, in maniera tale che si possa cominciare a lavorare come comunità, ma aperti a tutti quelli che vorranno venire da fuori, su queste grandi tematiche appunto del domani, ma che dovrebbero rappresentare sempre di più l'oggi e sempre di più l'ora. Quindi sostenibilità e abilità intesi come appunto parametri sociali da raggiungere, con tanta sensibilizzazione, tanta didattica, ma uno sguardo appunto al futuro.
È essenziale formare e sensibilizzare ora la cittadinanza sui temi della sostenibilità, delle diverse abilità e dell'inclusione per garantire un domani migliore alle future generazioni, ha affermato Alfiero Ciampolini, presidente dell'associazione Polis. Nasce perché sappiamo tutti quanti, credo e mi auguro, di quanto sia indispensabile creare le condizioni nelle nostre comunità generali, di una consapevolezza, diciamo, più diffusa, per far sì che le tematiche ambientali e della, diciamo, convivenza, della civica, sia fondamentale sempre di più. Il titolo che abbiamo dato, Domani è ora, appunto significa che dobbiamo adesso impegnare le nostre energie, le nostre risorse, e noi che siamo un'associazione più culturale che ambientale, la sintetizzo così perché non avremo troppo tempo per dire tutto quanto, che è un'associazione di musica, teatro, danza, attività generali, si sta sempre di più diciamo impegnando per far sì che la comunità certaldese, e non soltanto certaldese, sia alimentata anche con progetti come quello che stiamo organizzando, proprio perché riteniamo che la cultura sia fondamentale per far crescere anche questa maggiore consapevolezza cittadina. Ancora un appuntamento per questo fine settimana, 6, 7 e 8 ottobre, la mostra mercato del tartufo di Forcoli, che è giunta alla sua 37esima edizione e che si svolgerà negli spazi del centro Nuova Primavera di Forcoli, nel comune di Palaia, in provincia di Pisa. L'evento si inserisce nella stagione delle feste del tartufo bianco delle colline San Miniatesi, che vanno da fine settembre a fine novembre. Sono molto felice di ospitare qui, in Consiglio regionale, la presentazione della 37esima edizione della mostra. Il tartufo è uno degli ambasciatori della Toscana nel mondo. Con queste parole il presidente Mazzeo saluta l'evento. Sentiamolo. Sono davvero felice di poter ospitare qui in Consiglio regionale la presentazione, la conferenza stampa di una iniziativa, la 37esima edizione della mostra del tartufo di Forcoli, il segno del radicamento sul territorio. Il tartufo è uno degli ambasciatori della Toscana nel mondo. E il compito nostro è di aprire sempre le porte per farlo conoscere di più e costruire le condizioni perché sempre più turisti possano venire a saporare quanta bontà c'è in questo prodotto, che è un segno distintivo della nostra regione. Quest'anno il tartufo d'oro verrà assegnato a una giocatrice importante della nostra nazionale di pallavolo, nata non distante da Forcoli, Federica Squarcini, e anche questo dà il senso di come il territorio si tiene insieme, di come le eccellenze del nostro territorio si tengono insieme. Complimenti al sindaco Marco Gherardini, complimenti a tutta l'amministrazione comunale e all'associazione che con fatica e impegno ogni anno porta avanti la mostra mercato del tartufo, che è un segno di eccellenza del nostro territorio. La mostra di Forcoli inaugura gli eventi della stagione del tartufo nel territorio pisano, ha detto il consigliere regionale Andrea Pieroni. Sì, la mostra mercato del tartufo di Forcoli inaugura le grandi manifestazioni che riguardano appunto il tartufo nel territorio pisano, un territorio, quello del comune di Palaia, che è inserito nel cuore, nel centro di una delle zone geografiche più vocate alla produzione del tartufo e soprattutto del tartufo bianco, la specie più pregiata, un territorio di particolare bellezza, ambientalmente incontaminato, paesaggisticamente molto suggestivo, dove fra l'altro insomma, si sono insediate attività turistiche e turistico-ricettive, per cui manifestazioni come queste fanno bene
sicuramente al territorio che le ospita, ma sono un volano prezioso anche per la promozione e la valorizzazione di tutti gli altri prodotti della nostra enogastronomia e soprattutto sono uno strumento altrettanto formidabile per promuovere un territorio bello, suggestivo, anche sotto il profilo turistico, verso anche i mercati internazionali che già apprezzano queste realtà durante l'estate, che è un territorio, quello di Palaia, frequentatissimo anche da molti stranieri. Sabato pomeriggio si apre la mostra mercato con gli espositori di tartufo, funghi e prodotti locali. Il pomeriggio sarà arricchito da esibizioni di pattinaggio e di calcio con le società che gravitano intorno al centro Nuova Primavera. Immancabile, per tutti gli appassionati, la cena presso il ristorante al coperto con menù alla carta. Sentiamo adesso le parole di Monica Guerrini, assessora alla cultura e al sociale del comune di Palaia, che presenta con orgoglio la manifestazione. In questa occasione mi trovo a presentare la mostra del tartufo e del fungo porcino, un evento che apre la stagione degli eventi invernali dopo un'estate continua di eventi culturali, che sarà su tutto il territorio. Domenica, sabato e domenica sarà nel centro della Nuova Primavera a Forcoli, dopo si sposterà nei ristoranti della zona con cene a tema, sempre sull'argomento ovviamente tartufo, dove ci saranno cuochi e libri sull'argomento. Per noi è importante perché è cultura proprio nel nostro territorio, da sempre terra tartufigena, quindi zona legata anche alle colline saminiatesi con i quali abbiamo anche dei rapporti di collaborazione e abbiamo tantissimi tartufai, per cui siamo ben vicini a questa iniziativa. Abbiamo il Savini che ci sponsorizza anche per i prodotti che abbiamo in questa manifestazione e che ha anche un museo dove raccoglie tutte le attrezzature che usavano nell'antichità, perché loro sono alla quarta generazione di tartufai, e che raccoglie proprio tutte le attrezzature, quindi le attrezzature come si sono modificate nel tempo. Siamo come amministrazione ovviamente molto legati a questa manifestazione che ha già raggiunto la 37esima edizione, quindi insomma è una cultura che è entrata veramente nel nostro territorio, partecipano tutte le associazioni di volontariato del territorio e nessuno ha mai ovviamente sempre partecipato con tanta voglia e ovviamente tutto gratis, perché siamo veramente tutti volontari sul territorio e quindi cerchiamo di dare una mano. Quest'anno abbiamo in più anche il gemellaggio con la nostra città Pierver della Provenza, che verranno a farci visita proprio in questi giorni. Infine le parole di Roberto Fiore, vicepresidente dell'Associazione Nuova Primavera di Forcoli, che dice la mostra mette in luce il fulcro della bellezza del nostro territorio. Siamo al 37esimo anno di manifestazione, è una delle più vecchie del territorio di Palaia e anche, come hanno detto anche chi mi ha preceduto, anche una delle più importanti. Mette in luce quello che è l'aspetto fulcro centrale di quello che è la bellezza del nostro territorio, il tartufo, il re della tavola. È una manifestazione che è fatta dall'Associazione Nuova Primavera, un'associazione di volontariato che si organizza per lo sport e per l'intrattenimento dei ragazzi. Noi abbiamo più di 200 ragazzi che fanno attività nelle nostre strutture e questa festa è il modo per finanziarci e per tirare avanti durante tutto l'anno. Ecco. Quindi, non abbiamo dipendenti, siamo un'associazione che punta alla conservazione del territorio e a quella che è la coesione sociale del nostro paese e su questo puntiamo tutto le nostre attività. Dico questa cosa perché è importante ringraziare i volontari, soprattutto le donne della cucina e chi prepara la manifestazione, perché è già da 15 giorni che noi stiamo lavorando per mettere in campo un'accoglienza con tutti i fiocchi a chi ci viene a visitare.
Appuntamento da non perdere per gli appassionati di mountain bike, quello con la Casentino Bike, arrivata alla 30ª edizione. Un anniversario condiviso con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e per l'occasione la gara entrerà nel cuore del parco, su tracciati aperti in esclusiva per questa manifestazione, come il Sentiero dei Tedeschi e il Passaggio del Lupo. Tre i percorsi, il Marathon da 64 km, la Gran Fondo da 54, ma c'è anche una gara non competitiva da 25 km, mentre nella giornata di sabato è prevista un'escursione in e-bike. A fare gli onori di casa, nella conferenza stampa di presentazione al Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso, il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Casucci. Innanzitutto sono contento di accogliere ancora una volta l'amministrazione comunale di Bibbiena nella figura del sindaco Vagnoli e dell'assessore Nassini e l'organizzazione di questa splendida iniziativa che, pensate, è arrivata alla 30ª edizione. Quindi una sicura garanzia di storicità dell'iniziativa che peraltro dimostra di rinnovarsi tutti gli anni. Quest'anno ci sono dei percorsi nuovi che addirittura permetteranno di entrare nel cuore del Parco delle Foreste Casentinesi. Quindi rendiamoci conto quanto è splendido poter passare in mountain bike per questa iniziativa, tant'è vero che ci sono circa 500 partecipanti e sono numeri notevoli, fa parte della Coppa Toscana e in più possiamo dire che tutti arriveranno nel centro storico di Bibbiena che, lasciatemi dire, è uno dei più belli della nostra provincia di Ariete e di tutta la Toscana. La Casentino Bike è uno degli eventi sportivi di maggior successo nel nostro territorio, ricorda il sindaco di Bibbiena, Filippo Vagnoli. Sì, la Casentino Bike è uno degli eventi sportivi di maggior successo e di punta di tutto il territorio casentinese, la nostra magnifica vallata nord della provincia di Arezzo, è un territorio magnifico dal punto di vista naturalistico e soprattutto un territorio dove la bicicletta, lo sport della bici sta andando molto bene, molto forte, anche perché il nostro è l'unico territorio in Toscana che ha visto completare tutta la ciclopista dell'Arno, quindi nel nostro territorio la famosa ciclopista che parte proprio dal Casentino, ovvero dalla sorgente dell'Arno e deve arrivare a Marina di Pisa, nel nostro territorio è completa e quindi anche questo sta portando ad uno sviluppo importante di questa disciplina. La Casentino Bike con MTB Casentino è ormai una competizione storica nel nostro territorio, porta oltre 500 iscritti ogni anno. 30 anni significano essere ormai maturi e significa essere pronti anche a ospitare maggiori campioni rispetto al passato e a fare anche nuovi percorsi, come detto, all'interno del magnifico Parco Nazionale. Quindi per noi è un onore, un impegno da portare avanti insieme all'associazione, a tutti i volontari che ringraziamo e chiaramente aspettiamo tutti gli iscritti che provengono da tutta Italia nel nostro territorio. E adesso il commento da parte dell'assessore comunale di Bibbiena, Francesca Nassini. Sì, devo dire che quest'anno per la trentesima anniversario della Casentino Bike abbiamo cercato con l'associazione appunto organizzatrice di coinvolgere più lati, come diceva, ovvero quello turistico, oltre che sportivo ma anche culturale. In che modo? È il terzo anno che la Casentino Bike ha la propria partenza, il proprio arrivo dentro il centro storico di Bibbiena. Questo ci ha permesso di dare un'offerta anche ai partecipanti che vadano oltre ovviamente un percorso meraviglioso all'interno dei nostri percorsi naturalistici del parco e non solo, ma anche poter promuovere i nostri musei, quello archeologico e quello della fotografia d'autore, e il nostro punto informativo che per l'occasione organizzerà anche degli eventi collaterali per tutti gli accompagnatori dei partecipanti. Per il presidente di MTB Casentino, Maurizio Capitani, si tratta di un traguardo che sognavamo da tempo e dimostra stabilità e durata nel tempo. Per noi è un appuntamento importantissimo, è un traguardo che sognavamo già da tempo e fortunatamente siamo riusciti ad arrivare a questo traguardo, cosa non da poco, perché manifestazioni importanti che reggono nel tempo è un plauso a loro, che vuol dire che c'è una stabilità solida e duratura. Novità e conferme di questa edizione? Ma le novità sono piuttosto importanti. Per questa 30ª edizione abbiamo cambiato totalmente i percorsi, abbiamo fatto percorsi completamente rinnovati, inserendo anche un percorso marathon, dove va a toccare
quei sentieri, quelli di quei tracciati dove il Parco Nazionale è da oltre 30 anni che non è permesso poterci accedere per eventi di questo tipo. In deroga a questa cosa che abbiamo fatto quest'anno ci è stato consentito il passaggio, per cui ne siamo molto orgogliosi e molto fieri di questa novità.